Buongiorno a tutti e buon martedì. Oggi volevo farvi vedere un'applicazione con il transfer CPM da 4XL, quindi stampabile, delle stampanti occhi, LED a colori, cerongetto giallo e nero, o meglio con anche toner bianco. L'applicazione che volevo farvi vedere oggi è su una targa di metallo come questa, quindi una bellissima targa. Questo è un alluminio da 1,2 mm. Il vantaggio, come probabilmente già sapete vedendo gli altri video precedenti, è che con la tecnica transfer da MG Touch io non sono legato al materiale che devo andare a stampare, ma posso stampare qualsiasi tipologia di metallo, quindi in questo caso qualsiasi lega, che sia alluminio, ottone e così via. Vi faccio vedere lo Space Control 3.1 per andare a vedere le impostazioni di stampa. Nel Space Control 3.1, che è quello che noi utilizziamo con la stampante c'era magenta, giallo e bianco in formato 4, però mi dà la possibilità di stampare anche nel formato a 4XL, okay? Che è largo come una 4 ma lungo come una 3. In questo caso andiamo a prendere il nostro file. Oggi ho preso questo logo particolarmente indicato perché, come vedete, c'era scritta proprio in bianco, quindi mi piaceva farvelo vedere con la stampante che ha anche il toner bianco, quindi WT vuol dire white toner. Vado a impostare CPM 6.2, che è il nostro transfer per materiali rigidi. In questo caso lui in automatico esegue l'immagine speculare e poi mi toglie la limitazione del bianco attivo, quindi andando a cliccare su visualizza bianco mi farà vedere dove andrà a stampare il bianco, che in questo caso è sotto tutto. Quindi lancio la mia stampa e vado praticamente a stampare il mio transfer. Possiamo tornare live e andare a fare il trasferimento. Ok, quindi posizioniamoci sulla pressa. Ho stampato il mio transfer. Come vedete, l'ultimo colore che la stampante va a posizionare è il bianco, quindi in questo caso vedete il transfer leggermente appannato, diciamo. Prendo la mia targa. L'unica cosa che devo fare attenzione sulle targhe di metallo è che di solito c'è sempre una pellicina, quindi devo, prima di andare a fare la stampa, andare a togliere la pellicola, perché sennò chiaramente poi tiro via il transfer e non mi rimane nulla. Io ho poche unghie, ma ce la faccio. Ok, quindi tiro via la mia pellicina. Io mi sono creato praticamente un bordo leggermente più grande della targa, in questo modo lo vado a centrare senza problemi, ok? Quindi è già praticamente il lavoro di centratura, me lo sono fatto in grafica. A questo punto non faccio altro che prendere due pezzi di nastro per alte temperature e vado a fissare il transfer sulla targa di metallo. Ok? Uno e due. Sul piano della pressa metto un foglio di carta normale, okay, e metto sopra la mia gomma T-pad con il lato liscio sempre verso l'alto. Cerco 50 gradi, 100 secondi, pressione forte. Ok? Come sapete, per stampare su materiali rigidi, o non sapete, per stampare su materiali rigidi chiaramente è bene sempre utilizzare una gomma siliconica. La gomma siliconica fa sì che il calore non arrivi direttamente
al prodotto da stampare, ma arrivi in maniera dolce. Per altre tipologie di toner o con toner cianogetto giallo e nero, esiste anche una gomma che si chiama A-Pad, che è una gomma siliconica più spessa, che può essere utilizzata anche questa. Però qui andando a utilizzare comunque la stampante che è anche il toner bianco, la gomma T-Pad, che poi è la stessa che posso utilizzare anche per i Wow, cioè l'autoscontornante per lo scuro, e l'OBM, posso utilizzarla ugualmente. Ok. Il vantaggio chiaramente di avere il toner bianco è facile vederlo, perché chiaramente ho tutta l'immagine completa. Se voi vedete, il dettaglio della laser è veramente molto preciso. Quindi anche un logo come questo di Magic Touch, che è molto piccolo, viene decisamente bene. Ok, siamo arrivati alla fine del nostro tempo di pressata. Non faccio altro che alzare la pressa, togliere la gomma e poi devo lasciare raffreddare completamente la mia targa. Ho messo dei guanti per non farmi, per non scottare. Prendo la mia solita piastrella per farla raffreddare in maniera più veloce e vado a fare e aspetto che il transfer si raffreddi. Tutto qua. Quindi che sia alluminio, che sia ottone, che sia acciaio, che sia qualsiasi lega di metallo, non ho nessun problema nell'andarlo a stampare, perché il binomio tra la carta transfer di Magic Touch e il toner Occhi permette di andare a stampare su qualsiasi tipologia di materiale. A questo punto si è raffreddata e non faccio altro che andare a staccare il mio transfer. Come vedete, il transfer viene via in maniera molto semplice. Tiro via anche il nastro per alte temperature. E ho la mia targa. Ok. Come vedete, vi dicevo prima, il dettaglio del logo non capisco mai quando la telecamera torna a fare fuoco. Altra cosa che posso utilizzare è una taglia angoli. Quindi qui esiste una taglia angoli come questa. Io ho vari punzoni. Quello che ho utilizzato prima era quello sulla curva al contrario, come questo. Ok. Ho quella curva normale o quella graffa. Posso utilizzare anche quello con i fori. E vado praticamente a forare la mia targa. Qui ho già un'ottima resistenza al graffio. Ok? Se io voglio proteggere ancora di più la mia targa, non faccio altro che nei tempi morti della pressa lasciare la mia targa sotto il piatto caldo, cioè sotto il piano, ok, in questo modo, così, oppure posso anche abbassare, l'importante è che non vada a contatto, ok, in questo modo il calore rafforza ancora di più il toner. Se poi dovessi fare una targa per esterni, posso andare ad applicarvi sopra un trasparente che si chiama Cover Seal. In altri video
avete la possibilità di andarla a vedere, è proprio una pellicola trasparente che mi permette di andare a proteggere la mia targa dagli agenti atmosferici, dai raggi UV. Ok? Quindi CPM a 4XL e stampante, diciamo, magenta, giallo e bianco. Queste sono le due prove che abbiamo fatto oggi. Ok? Trovate tutto nei link alle pagine del sito, quindi potete andare a vedere tutti i vari prodotti, dalla carta alla gomma al nastro ad alte temperature, alla pressa, alla stampante e così via. Facendo la registrazione al sito avete direttamente accesso anche ai prezzi. Come sempre vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e ci vediamo alla prossima. Grazie, ciao, be safe.